Hi guys, bentornati ad un nuovo video. Il programma di oggi sarà andare al Winter Wonderland. Finalmente è tornato il periodo natalizio, infatti subito io ho messa di rosso e sono molto molto contenta perché non che io lo aspettassi tutto l'anno, però comunque sia sapete che il Winter Wonderland per me è come se fosse l'inizio del periodo festivo natalizio. Quindi sono molto molto contenta. Sinceramente quest'anno devo dire che non ho sentito il Natale più di tanto. Forse sarà per il fatto che non lo so, non fa così tanto freddo, nel senso c'è molto sole, quello sì, però non è puro come gli altri anni. E in più non sento canzoni di Natale da nessuna parte, quindi ovviamente cerco di trovare una spiegazione per il Natale, no? Comunque sia, io per Natale tornerò in Sardegna, rimarrò lì solo per Natale e tornerò per Capodanno, perché ovviamente 4 è il mio compleanno, ho deciso di passarlo qua a Londra quest'anno e ancora non so che cosa farò. Comunque sto ancora un po' decidendo un paio di cose e constaterò. Però sì, insomma, tornerò a Natale. Sicuramente penso che in Italia il periodo, cioè sembra strano dirlo, però in Italia il Natale lo sentiamo di più. Sarà perché sicuramente qua ci sono un sacco di diverse nazionalità, no? Da tutti, veramente tutti i paesi. Quindi ci sono alcune persone ovviamente che non festeggiano il Natale, invece noi lo festeggiamo tantissimo. Quindi comunque sì, bando alle ciance come al solito. Andremo al Winter Wonderland. Ho prenotato anche per il Magical Ice Kingdom, che a quanto pare è molto molto carino, dove vedremo delle costruzioni, insomma, non lo so, cose di ghiaccio. C'era anche l'ice bar, cioè il bar di ghiaccio, però sinceramente penso che quello lo farò direttamente l'anno prossimo, quindi poi ci sono un sacco di attrazioni, ci sarà tempo per vederle tutte, però quest'anno ho deciso di andare a vedere Magical Ice Kingdom, quindi sì, ce la faremo anche quest'anno. Il Winter Wonderland ormai è un rituale di passaggio dal periodo autunnale a quello natalizio, quindi sì, per forza andiamo. Io intanto, come ho detto, mi sono già vestita di rosso. In realtà non fa così tanto freddo, perché c'era il sole e adesso vabbè, ovviamente sta scendendo il sole, cioè sta tramontando e quindi ovviamente non c'è più così tanto caldo, però faceva freschetto. Stamattina siamo andati alla Lidl, c'era freschetto, però se stavi al sole si stava bene, insomma. Quindi però adesso il sole sta calando, quindi sciarpa e giubbotto pesante sicuramente me li metterò. Ecco, adesso sì che finalmente si sente l'aria del Natale entrando al Winter Wonderland con tutta sta gente. La fila è immensa, però ce la faremo ad entrare, dai. Tanto sono le
le 5-10, più tardi andremo a mangiarci qualcosa e poi alla fine verso la nostra entrata è tra le 8 e le 9 e dovremo andare lì al Veggie Grill. Quindi vi faccio rivedere un po' le mattarelle, se c'è qualcosa di nuovo. Adesso sì che si sente che è Natale, oh. How does it work? Press. It's so cute. In giro ad esplorare come al solito, ho notato un paio di stand di cose che sono nuovi, però ogni tanto le mettono. Comunque volevo farvi vedere questo porcospino troppo carino e alla fine il fatto è che il mio ragazzo ha vinto ai giochi di pistole, di fucile, non lo so, ha vinto questo porcospino troppo carino. E comunque abbiamo deciso di chiamarla Spina. Va da porcospina, ok? C'è un motivo perché, ok, ci sta. Comunque questo è troppo carino. Adesso continueremo lo suo giro. E sono le 6:30 qualcosa. Comunque quando avremo un po' più di fame andremo a mangiare qualcosa. C'è veramente un freezer qua, c'è. Wow, tutto fatto di ghiaccio, bellissimo. No vabbè ragazzi, adoro, a parte che questa roba lì, no ma quello è Hobbit, l'Hobbit. Wow, veramente wow. No, questo mi fa paura. Questo mi fa paura. Sì, mi fa paura, sì. Enorme. C'è. Oddio. Pure qua ci ritroviamo il serpente.
veramente, guardate che precisione adesso, al di là che non si possono toccare, però guardate veramente la precisione del, cioè lavorato tutto con ghiaccio. Wow. Chi è Loki? Who is Loki? Loki. Yeah, but who is Loki? You can see the real god, right? Sì, the real god, of course. Adesso ovviamente c'è uno scivolo fatto tutto di ghiaccio. E cosa fai? Non ci provi. Quindi andremo in questo scivolo. Io sto congelando, veramente non so se uscirò viva da qui. E nonostante sia tutta munita di cappellino, sciarpa e giacca e tutto, però sì, è divertente fare le scivole. Andiamo. Calice della giovinezza, bellissimo, che poi magari dal video non rende, però quando lo vedi dal vivo, cioè, è tutto molto più bello, cioè tutta questa parte qua è tutta brillante, e, perché ovviamente è fatta di ghiaccio, di neve, però è molto molto bello. Anche se qualcuno mi ha lasciato da sola perché dovevo dividerlo in due, comunque è il momento del churros con la Nutella, l'avevo preso questa volta. Allora, momento verità, proviamone uno, non riuscirò ad aggiungerlo tutto, però vabbè. Wow, si scioglie. Pronti? 3, 2, 1. Non è il vero churros che ho mangiato in Spagna, devo dire la verità, sembra più una zeppola di quelle che facciamo noi, con invece di metterci lo zucchero ci mettono la Nutella, però è buono uguale, cioè nel senso me lo mangerei lo stesso, quindi va bene così. Ok ragazzi, siamo rientrati a casa e niente, comunque vi parlo un po' piano perché lui sta già dormendo, quindi per quello parlo così. Comunque sì, siamo arrivati a casa stanchi morti come al solito, cioè nel senso ci siamo divertiti un sacco. L'unica cosa che forse direi che poteva andare meglio, quando abbiamo mangiato la salsiccia, insomma il kraut
E l'unica cosa che non mi è piaciuta tantissimo, anche perché era molto asciutta, di solito invece è molto molto più buona. Non so se sia per il fatto che l'ho prenotata prima di andare, insomma. Però sì, insomma, ci siamo divertiti un sacco, abbiamo dovuto camminare tantissimo perché la stazione per tornare a casa era chiusa, quindi abbiamo camminato un sacco. Insomma, poi stamattina siamo andati a fare la spesa alla Lidl, quindi abbiamo avuto un sacco di buste, eccetera. Comunque siamo stanchi morti, cioè adesso è mezzanotte e mezza, andiamo direttamente a dormire. E io vi ricordo soltanto che se vi è piaciuto il video di mettere un like e di iscrivervi al canale, e noi ci vediamo presto con un altro video. Vi mando un grandissimo bacio, ciao! Basta. Vi mando un grandissimo bacio.